Buon pomeriggio a tutti, è il 22 gennaio, sono le 13, tanto tempo che non ci vediamo in diretta Facebook, devo chiedere scusa per questa prolungata assenza, ma in realtà sono momenti abbastanza convulsi da molti punti di vista. Come sapete, è in corso, tra le altre cose, il congresso del Partito Democratico. In questi giorni stiamo anzi votando nei circoli e quindi c'è stata la presentazione delle mozioni. Quindi, in cima a tutte le attività, diciamo, oltre a tutte le attività parlamentari, alle attività legate anche ai comitati civici di cui anche parleremo quest'oggi, si è accumulato anche il congresso. Insomma, ahimè, di fare queste dirette non si è trovato il tempo. Ma insomma, quantomeno oggi ci siamo e cominciamo la settimana anche per fare un po' il punto sulle cose che sono successe in questi giorni. Come al solito, prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, vi ricordo sempre di pigiare la freccetta dove leggete condividi. Se lo fate subito, questo ci consentirà di invitare altre persone che magari stanno passando su Facebook e leggono appunto che la diretta è in corso e quindi allarghiamo il gruppo degli amici che ci seguono. Ma nessuna paura, sapete bene che di questa diretta resterà un video. Sia sul mio sito ivanscalfarotto.it, sia su questa pagina Facebook, sia sul canale YouTube. Quindi, anche se pigiate sulla freccetta condividi e state guardando, diciamo, questo video in differita, va benissimo lo stesso, raggiungeremo comunque l'obiettivo. Tantissima carne al fuoco, non si sa neanche da dove cominciare. Io forse comincerei dalla notizia più buffa, che è questa buffa ma fino a un certo punto, che è la nomina di Lino Banfi in questa commissione a rappresentare l'Italia all'interno dell'UNESCO. Commento del popolarissimo attore della commedia all'italiana: basta con queste competenze, basta con questi laureati, adesso sì che avremo un sorriso. Io non so sinceramente che cosa dire più. Su questo tema avete letto che c'è stato tutto un dibattito in queste settimane sulla Repubblica, in particolare a seguito di un pezzo di proprio di un pezzo di naturalmente buco di memoria tragico, pezzo di memoria, pezzo di un famoso Baricco, eccolo lì, pezzo di Alessandro Baricco sul tema delle élite. In realtà è un pezzo che ha fatto in modo molto intelligente, molto approfondito. Poi si è sviluppato tutto un dibattito con Melania Mazzuccato e altri che sono intervenuti. In realtà, secondo me, bisogna sicuramente riflettere su questo tema, sul perché le competenze vengano respinte e considerate una cosa delle quali bisogna vergognarsi. Però io penso che ci sia poi a un certo punto anche il senso del ridicolo che deve prevalere, nel senso che al di là di tutte le riflessioni sociologiche, di tutte le riflessioni filosofiche che possiamo sicuramente fare, che vale la pena fare, vale la pena che gli intellettuali si, come dire, cimentino su queste sfide, però l'idea di nominare il nostro amico Lino Banfi a rappresentare l'Italia proprio per dare un senso di, non so, di caciara, io non so come altro dirla, mi ricorda quella vignetta che era uscita qualche tempo fa, credo sul New York Times, nella quale appunto c'era un passeggero che diceva: ma togliamo il pilota dalla cloche e facciamo guidare l'aeroplano a uno di noi, l'importante è che siamo tutti d'accordo, no? In fondo tutto sulla base del consenso. Ed è sinceramente una follia. Adesso io penso che non si debba neanche cadere nella retorica dall'altro lato. Non bisogna esaltare, come dire, magari appunto il concetto dell'elite, dire che c'è qualcuno che è specialmente qualificato per governare e che gli altri non possono farlo. Io ho sempre avuto l'idea che il Parlamento debba essere rappresentativo di tutta la società e che quindi in Parlamento anche a ruoli di responsabilità possono arrivare anche giustamente cittadini comuni che non hanno magari fatto studi particolarmente importanti.
Però questo non significa che non si possa studiare dopo, no? Non significa che non si possa mettersi all'altezza di quelle che sono le proprie responsabilità, responsabilità che del resto neanche ci ordina il medico di prendere. Per cui va benissimo se qualcuno, diciamo, va benissimo che dentro il Parlamento siano rappresentati tutti i ceti, tutte le classi sociali, tutte le competenze, perché poi uno può essere un luminare di astrofisica e non capire niente di diritto e arrivare in Parlamento e comunque avere le sue difficoltà. Perché la Camera richiede dei rudimenti giuridici che magari uno che ha fatto altri studi non ha. Il tema, però, secondo me, è quello di dire: vabbè, allora io mi metto all'altezza, recupero, studio, cerco di capire dove mi trovo. Quello che mi sembra sbagliato è in un certo senso quella che io chiamo la prosopopea dell'ignoranza, no? Cioè dire se non so delle cose, invece di cercare di mettermi in pari, vantarmi del fatto che non le so, cioè farmi in un certo senso mettermi la mostrina dicendo che io sono ignorante, quindi sono anti-elite e quindi ho più diritto degli altri a rappresentare il popolo. Mi sembra francamente un po' una follia. E poi tutto quello che gira intorno a quest'idea, no, della democrazia diretta, dell'uno vale uno. Devo dire che noi in Parlamento la scorsa settimana e oggi stesso torneremo a discutere di questo disegno di legge Fraccaro appunto sull'introduzione dei referendum propositivi. E devo dire che io ho fatto un lungo intervento in aula che trovate sempre sulla mia pagina Facebook, sul canale YouTube, cercando di spiegare perché questa della democrazia, diretta in realtà è un inganno, perché nel momento in cui noi spostiamo la sovranità popolare dal Parlamento e quindi dal luogo dove le persone, dove i deputati, i parlamentari, i senatori vengono eletti dal popolo e hanno il tempo anche di riflettere, di confrontarsi, anche di scendere a compromessi, perché come citavo una frase molto bella dello scrittore israeliano Amos Oz, recentemente scomparso, che diceva: il compromesso è parte della vita, il compromesso è vita, e il contrario del compromesso non è l'integrità, il contrario del compromesso è il fanatismo, è l'integralismo. Quindi il fatto che esistano delle camere di compensazione, come appunto il Senato, la Camera dei Deputati, che consentono di mediare tra quelli che sono gli interessi compositi della società e di trovare un punto di caduta, che magari non è mai quello esatto, perché in un tempo così complesso come il nostro non ci sono risposte giuste, risposte sbagliate, tout court. C'è sempre da fare la fatica di comprendere qual è il punto di caduta nel quale si possono rappresentare quanti più interessi e limitare il danno tante volte. Ecco, e invece come dire, si spaccia l'idea della democrazia diretta come la possibilità di dare al singolo cittadino la possibilità di decidere direttamente, tra l'altro in contrapposizione al Parlamento, che sarebbe appunto la casta, il palazzo. Ed è chiaro che lì c'è un grande inganno dietro, perché il cittadino che va poi a votare su questi referendum propositivi in realtà è sempre a valle della catena, no? È sempre l'ultimo anello della catena, c'è sempre qualcuno in cima a quella catena che avrà preso la decisione di come, di quale referendum proporre, di come formulare il quesito. Guardate quello che sta succedendo in Gran Bretagna con la Brexit. Alla fine, questa decisione era probabilmente una decisione che è stato sbagliato devolvere al popolo, non perché devolvere le decisioni al corpo elettorale sia sbagliato in sé, ma perché è chiaro che poi se ci sono manipolazioni come quelle che ci sono state durante la campagna della Brexit, si diceva che con la Brexit la Gran Bretagna avrebbe guadagnato 350 milioni di sterline alla settimana per il Servizio Sanitario Nazionale. Poi, una volta passato il referendum, lo stesso Nigel Farage andò in televisione a dire che non era vero, che era stata una bufala, che era stato un errore, disse lui, ma era qualcosa di molto più grave. E oggi la Gran Bretagna si trova in una situazione caotica. Perché una volta presa quella decisione, probabilmente senza sufficienti elementi, senza sufficienti come dire, presupposti per prenderla, poi la politica ha dovuto, a valle di questa decisione fatta per referendum, trovare delle soluzioni. E anche lì, come vedete, tutto si è sfilacciato, il dibattito pubblico britannico è stato ostaggio per 2 anni di questa vicenda della Brexit, non si parla d'altro in quel paese, tutto è andato in secondo piano, l'economia, la creazione di posti di lavoro, l'economia ha rallentato tantissimo, infatti, e
E oggi è il 22 di gennaio, il 29 di marzo la Gran Bretagna dovrà uscire dall'Unione Europea e ancora nessuno sa in che modalità. Forse avrebbe avuto più senso se la politica, invece di lavarsene le mani, un po' come Ponzio Pilato quando disse no, Gesù o Barabba, si fosse rimboccata le maniche con tutte le difficoltà anche di arrivare a delle soluzioni che magari sarebbero state poi criticabili. Ecco, sarebbe stato, io penso che se la politica avesse fatto il suo mestiere, avrebbe fatto molto meglio. E quindi, diciamo, questa retorica dell'uno vale uno, secondo me, è un modo come un altro per spostare la sovranità dal Parlamento e metterla da qualche altra parte. E questo qualche altra parte, devo dire, mi preoccupa alquanto, perché poi mi fa venire in mente che probabilmente il luogo è la Casaleggio Associati a Milano. Io sono milanese, ma diciamo non mi farebbe piacere in questo caso spostare la sovranità neanche verso la mia città, la sovranità popolare. E quindi bisogna, io penso, un po' fare sponda, no? Anzi, fare fronte, fare resistenza a questo tipo di retorica e anche smontare poi la montagna di notizie, anche false, o notizie che magari sono destinate in un certo senso appunto a parlare alla pancia del paese, anche in modo scorretto. Non so se avete sentito in questi giorni la vicenda del franco CFA, no? Del franco utilizzato da questi 14 stati africani, e adesso questa sorta di grande polemica con la Francia. Ieri la nostra ambasciatrice Teresa Castaldo è stata richiamata dal governo francese per una protesta formale, perché appunto sembra quasi che stiamo a una guerra imminente con i francesi, ricordate poi che Di Maio aveva già detto che lui appoggiava i gilet gialli, adesso appunto si dice che i francesi stanno sfruttando questi paesi africani, tra l'altro c'è un bellissimo video di Luigi Marattin che spiega proprio la bufala di questa notizia, data anche da Alessandro Di Battista a Fabio Fazio, molto in breve, questo franco CFA, a parte il fatto che non può essere agganciato al franco perché il franco non esiste più, c'è l'euro, ma è agganciato a un rapporto di cambio stabile, fisso, con l'euro, il che garantisce a queste economie, che sono economie in via di sviluppo, di non avere il problema della fluttuazione del cambio. E quindi una decisione autonoma che questi 14 paesi fanno, e i versamenti che vengono fatti alla Banca Centrale di Francia sono per compartecipare proprio al meccanismo che tiene questo cambio fisso. Quindi cosa succede? Che se questa moneta perde valore, bisogna acquistarla per farla ritornare a livello di parità, e lo si fa con questi fondi che in gran parte sono dello Stato francese, ma lo Stato francese giustamente chiede una compartecipazione a questi stati, e queste riserve, diciamo, sono lì proprio per garantire che quella parità di cambio che questi stati autonomamente hanno deciso e che potrebbero benissimo, a cui potrebbero benissimo rinunciare, ecco, questa parità di cambio sia mantenuta. E però viene fuori questo grande polverone, probabilmente per una polemica, diciamo così, di tipo elettorale, no? Per fare in modo che ci sia un voto anti così, europeo alle elezioni europee. Tra l'altro, il Movimento 5 Stelle è in grande crisi perché un po' si sa che la loro popolarità sta scendendo negli ultimi tempi, i sondaggi questo dicono. Tra l'altro, il Movimento 5 Stelle non ha una famiglia europea alla quale federarsi in un certo senso per creare un gruppo al Parlamento europeo, e quindi in questo imbarazzo probabilmente si è scelto di attaccare i francesi per questo motivo. Francesi che oggi firmano un trattato di amicizia con i tedeschi. Ricordate che con Gentiloni c'era stata un'idea di firmare, invece di aggiornare, di creare proprio un accordo quadro tra Italia e Francia, che naturalmente questo governo ha lasciato stare. Quindi, che cosa stiamo facendo? Stiamo spingendo sempre più i francesi e i tedeschi ad avvicinarsi tra di loro, vaneggiando di un asse italo-polacco, figuriamoci, per limitare la forza dei francesi e dei tedeschi insieme. Questa è dimostrazione che poi questi attacchi a un paese amico, fratello come la Francia, nostro vicino, avranno come effetto soltanto quello di lasciarci sempre più isolati all'interno dell'Unione Europea. Ogni qualvolta bisognerà prendere delle decisioni, lo sentiremo sulla nostra pelle. È un modo di fare politica assolutamente sconsiderato, miope, che non ha nessuna visione di futuro, che pensa soltanto agli effetti immediati di quelle che sono le decisioni prese. Davvero un approccio sconcertante anche alla politica estera, ma insomma, a questo stiamo assistendo.
Nel frattempo, che cos'altro da dire? Un po' di affari interni, diciamo così, al Partito Democratico e alla sinistra. Il congresso sta andando avanti, i circoli stanno votando in tutta Italia. Come sapete, io ho deciso di appoggiare Roberto Giachetti e Anna Scani, in questa loro corsa e devo dire che stiamo avendo grandissime soddisfazioni, nel senso che, la mozione Giachetti va molto meglio di quanto appunto si prevedesse all'inizio. I numeri parlano a livello nazionale di un 15% e passa, di voti, ma ci sono stati luoghi come Milano e la Lombardia dove la mozione Giachetti è andata anche molto meglio, superando il 20%. È un buon segno, secondo me. Io ho appoggiato quella mozione perché è il luogo dove ho ritrovato più forte anche l'orgoglio delle cose fatte in questi anni. Nessuna volontà di abiurare a decisioni che abbiamo preso e a misure che abbiamo preso, che possono essere state anche impopolari probabilmente e hanno portato anche a un risultato elettorale deludente, ma erano le cose giuste da fare. Guardate, quando stai al governo molto spesso non hai neanche l'alternativa sulle cose da fare. Vi ricordate, siamo stati massacrati sul fatto che abbiamo salvato banche in difficoltà attraverso l'intervento pubblico e vedete cosa è successo adesso con la Cassa di risparmio di Genova, la Carige. Il governo Conte ha fatto praticamente una decreto fotocopia di quello Gentiloni per intervenire a puntellare la Cassa di risparmio di Genova. Perché è evidente che quando un istituto di credito sta in cattive acque e rischia di mandare a casa i dipendenti, di prosciugare i conti dei correntisti, delle famiglie, di azzerare tutti, i titoli, le azioni, le obbligazioni in mano alle aziende, in mano alle famiglie, è evidente che l'unica cosa che hai da fare è cercare di tranquillizzare sia appunto lavoratori, risparmiatori, investitori, ma anche di tranquillizzare il sistema nel suo complesso, perché il sistema bancario è un sistema interconnesso ed è chiaro che nel momento in cui ci fosse il crollo di un istituto di credito, questo non potrebbe non avere degli effetti anche su tutto il sistema complessivamente inteso. E quindi quello c'è da fare, per cui durante gli anni di governo siamo stati, diciamo così, fatti oggetto di critiche selvagge da parte di tutti, non soltanto dell'opposizione, ma anche di tanti organi di stampa, e si vede che alla fine, quando poi succede una cosa del genere, cosa c'è da fare? C'è poco da scegliere, in buona sostanza. E io credo che noi abbiamo fatto tante cose buone in questi anni di governo, anche in un momento internazionale nel quale diciamo, le forze populiste e sovraniste hanno ottenuto grandi successi. Diciamo, il Partito Democratico Italiano è ancora in condizioni molto migliori, che so io, del Partito Socialista Francese, per esempio, o dei socialdemocratici tedeschi, che pure sono in grande difficoltà. Quindi la mozione, appunto, Giachetti e Scani mi è sembrato il luogo dove riflettere il più possibile sulle cose da fare nel futuro, ma senza perdere l'orgoglio e la convinzione delle cose fatte. Ho scelto loro anche perché mi sembra che tengano il punto sul Partito Democratico come un Partito Democratico a vocazione maggioritaria, quindi un partito che non si rinchiude, diciamo così, in un pezzettino dicendo noi non siamo sufficienti, non bastiamo, dobbiamo fare l'alleanza con questo, con quello, perché altrimenti da soli non ce la si fa. Io credo che il Partito Democratico, quando ha avuto dei messaggi netti, definiti, riconoscibili, ha saputo parlare a tutti e è arrivato al 40% dei voti. Quindi non bisogna avere paura di quello che siamo, non dobbiamo negare le ragioni stesse per le quali il Partito Democratico è stato fondato come partito a vocazione maggioritaria, a partire, lo dico subito, dall'identità del segretario e del leader possibile del governo. Poi è chiaro che il Presidente del Consiglio lo nomina il Presidente della Repubblica, ma guardare alla società e porsi rispetto alla società come un partito che parla a tutti e per questo ha un leader che credibilmente si candida come Presidente del Consiglio, mi sembra un punto importante non soltanto dal punto di vista della meccanica, ma anche proprio dal punto di vista della politica. E poi mi sembra
Anche è giusto dire che appunto la mozione di Anna e di Roberto è una mozione che più chiaramente si pone come alternativa a tutti i populismi, sia quello della Lega sia quello del Movimento 5 Stelle. Noi non crediamo affatto che il Movimento 5 Stelle sia diciamo, questo partito di ingenui pronti a farsi guidare, né che il Movimento 5 Stelle abbia un'anima di destra, un'anima di sinistra. Noi pensiamo che il Movimento 5 Stelle sia un partito stalinista, tutto d'un pezzo, dove se tu la pensi diversamente ti espellono. Quindi se il presidente Fico fa il presidente della Camera è perché le cose che dice stanno bene a Casaleggio, stanno bene nel Movimento 5 Stelle. Se fossero scomode, sarebbe espulso, come è successo recentemente anche a De Falco, no? Quello famoso di Schettino, al senatore che è stato recentemente espulso dal Movimento 5 Stelle. E naturalmente siamo alternativi a questo governo perché appunto Lega e 5 Stelle rappresentano in qualche modo due facce della stessa medaglia. Per questo ho scelto Giachetti e Ascani e le cose stanno andando molto bene, quindi poi speriamo che i risultati siano confermati e che appunto si vada alle primarie aperte e poi avremo modo di parlarne a lungo. Sapete anche che sto lavorando sui famosi comitati di azione civile o comitati civici come vengono chiamati. Abbiamo fatto una riunione il 12 a Roma, abbiamo fatto una riunione il 19 a Milano, la prossima riunione è il 26. Sabato che arriva a Napoli alle 10:30 del mattino, trovate tutto su Facebook, tutti i dati se volete venire a trovarci. È un luogo per tutti, è un luogo per persone con tessere, senza tessera, con ogni tipo di credo e di ideologia, ma è un luogo dove si vogliono difendere i valori repubblicani che sono sotto attacco in questo momento da parte del governo giallo-verde. Quindi un luogo di resistenza civile, al di là dei partiti, che vuole parlare appunto, vuole allargare a tutti coloro che pensano che alcuni valori condivisi, alcune regole del gioco che abbiamo sempre ritenuto patrimonio di tutti, oggi siano sotto attacco. Beh, io direi che mi fermo qui perché sono già le 13:21, quindi mi sono preso molto più tempo del necessario. Come ho detto, oggi torniamo in aula per questo famoso disegno di legge costituzionale Fraccaro, la cui storia è molto interessante. Spero di riuscire a raccontarvela magari domani o dopodomani al massimo. Come al solito, vi chiedo di condividere questo video pigiando sulla freccetta e anche nel video che tra poco troverete sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Mi fermo qui e vi auguro un'eccellente serata e un'ottima settimana. Ciao!